ringrazio, insomma, a titolo personale, ovviamente anche credo per il club, perché Brescia ha accettato di anticipare, appunto, venendoci incontro per le esigenze di Coppa. E una squadra che è piena di talento, soprattutto offensivo, ma anche fisico-atletico. E, se non altro per il fatto che, anche se il playmaker non ha un atletismo debordante, ma è pur sempre un playmaker moderno di 2 metri, che comunque comporta degli accorgimenti e delle precauzioni che, insomma, devono assolutamente essere prese in considerazione. Hanno da poco aggiunto Burns, che è, diciamo, il quinto americano, visto che inizio stagione Brescia aveva iniziato con 4 stranieri. È di pochi minuti fa la notizia che saranno senza cittadini, ma ovviamente credo sia una perdita ponderata, visto che, appunto, il reparto lunghi sembra essere in abbondanza. Ripeto, una squadra di grande talento, una squadra che mette punti con estrema facilità da tutte le posizioni, intendo da tutti i ruoli. Anche se il playmaker è colui che ha la capacità, il DNA e la personalità per dettare i ritmi e tenere, diciamo, la bacchetta del comando in mano, è chiaramente Luca Vitali. Quindi ci sarà da giocare una partita molto, molto attenta, molto pronta a resistere fisicamente e atleticamente. È una squadra, ripeto, che può mettere in campo giocatori molto grandi, alternati a lunghi atipici, perché in realtà, a parte Berggren, che però ha un buonissimo gioco dal raggio medio, non ci sono giocatori prettamente interni, ma tutti quanti possono orchestrare anche con i piedi fuori dell'arco. Quindi una partita che, dal punto di vista difensivo, sarà molto molto complicata, ma dalla quale, appunto, prestazione difensiva non possiamo prescindere per tenere i 2 punti in casa.